la presentazione della nuova legge sulla polizia locale, più sicurezza in città a Pescara. Al nostro TG parla l'assessore agli enti locali Carlo Masci. 13 aziende al Meeting di Milano, si lavora per rafforzare poli di innovazione e reti d'impresa. Buonasera, la cronaca giudiziaria. In apertura, ha ottenuto l'obbligo di dimora Lucia Zingariello, assistente dell'ex assessore alla cultura Luigi De Fanis, finita nei giorni scorsi agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione denominata Il Vate. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco, che ha accolto l'istanza presentata dal difensore della donna. Zingariello, che durante l'interrogatorio di garanzia si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ieri è stata interrogata dal PM titolare dell'inchiesta Giuseppe Bellelli. Si svolgerà, e cambiamo argomento, domani, sabato 23 novembre, nella Sala San Carlo del Museo Archeologico, una importante conferenza programmatica organizzativa della ICOM con il patrocinio del Comune di Teramo, l'ICOM International Council of Museum e l'Organizzazione Internazionale dei Musei e dei Professionisti Museali, impegnata a preservare, assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale, naturale e mondiale, ma anche sul futuro per organizzare iniziative e progetti. La conferenza di domani, in programma dalle 9.30 alle 17.30, avrà come titolo Non ci resta che progettare. Si parlerà della cultura abruzzese affrontando problematiche nodali per tutti i musei. E come avete sentito dai titoli, ci sarà più sicurezza in città a Pescara con la presentazione della nuova legge sulle polizie locali. Lo ha detto l'assessore Carlo Masci e lo ha ribadito anche a questa nostra intervista. Vediamo. Assessore Carlo Masci, con la presentazione della nuova legge possiamo dire più sicurezza urbana in città? Sì, soprattutto è funzionale alle necessità del territorio e dà un ruolo forte alla polizia locale nell'ambito delle nuove competenze che oramai sono anche di sicurezza pubblica, perché oggi le comunità hanno bisogno di assistenza continua rispetto alle questioni della vigilanza, e la polizia locale svolge questo ruolo in maniera encomiabile. Era giusto rinnovare la legge, che era oramai datata, era la legge 83 del 97, erano passati 16 anni, l'abbiamo totalmente rivista anche in funzione di quelle che sono le organizzazioni territoriali, tenendo conto che ovviamente la polizia locale è una competenza specifica dei singoli comuni, e quindi sicuramente abbiamo fatto in modo che ci fosse un coordinamento concreto, ma l'elemento importante ulteriore è che oggi finalmente ci sono risorse importanti, perché attraverso i fondi sviluppo e coesione abbiamo inserito una somma di circa 6 milioni di euro per i progetti sulla sicurezza e sulla legalità. La metà, più della metà di questa somma, è rivolta al ammodernamento delle sale operative, alle telecamere di vigilanza sui territori, quindi un controllo a 360 gradi sul territorio abruzzese e un'attenzione particolare alle questioni riguardanti la vigilanza e la sicurezza urbana. E poi un altro aspetto molto fondamentale è meno burocrazia e nel frattempo migliore organizzazione intercomunale. Questo succederà perché noi abbiamo ovviamente posto l'attenzione sull'associazionismo dei comuni, quindi l'associazionismo della polizia locale, e sulla formazione della polizia locale, perché un altro tema fondamentale è proprio quello, è la formazione dei nostri corpi di polizia locale attraverso anche corsi universitari. C'è una scuola di polizia regionale che oramai è attiva da diversi anni, abbiamo rafforzato questo ruolo perché pensiamo che oggi le competenze e le professionalità siano fondamentali e soprattutto fondamentali per un'attività come quella del controllo del territorio che viene svolto dalla polizia locale. La pagina della cultura per martedì 26 novembre alle 16.15, la sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale D'Annunzio di Pescara ha organizzato una visita guidata al Museo Casa Natale di Gabriele D'Annunzio grazie alla collaborazione della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Regione Abruzzo. A questo seguiranno poi prossimamente altre iniziative. In materia di economia e imprese, infatti, sviluppo delle reti, ricerca e internazionalizzazione sono proprio questi i settori strategici su cui sta operando il polo dell'innovazione sociale e dell'economia civile gestito dalla società consortile Irene. Si inserisce in questo percorso la partecipazione di 13 imprese aderenti al polo nella nona edizione di Matching 2.0, l'evento B2B promosso dalla Compagnia delle Opere, che si svolgerà dal 25
5 al 27 novembre prossimi a Fiera Milano di Rho per favorire proprio la conoscenza e lo sviluppo delle imprese. Tre giorni quindi in cui i partecipanti avranno la possibilità di incontrare tante tra le 2.000 imprese presenti provenienti da 30 paesi grazie ad un sistema collaudato che si basa su un'agenda di appuntamenti prefissati per rendere produttiva ed efficace la partecipazione di diverse imprese. Un'ultima notizia, quello che le donne non dicono, e questo è il tema di un convegno molto importante che è stato organizzato a Pineto proprio per lunedì 25 novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Un convegno organizzato in occasione di questa giornata e l'appuntamento è nella sala polifunzionale di Palazzo di Città, dove a partire dalle 8.30 associazioni, docenti universitari, operatori sanitari e amministratori si incontreranno per offrire un'analisi delle tantissime e spesso poco visibili sfaccettature della violenza di genere. In programma poi per il pomeriggio alle 14.30 ci sarà anche una marcia rossa che partirà, una marcia rossa di sensibilizzazione che partirà proprio da Villa Figliani per attraversare tutta la Pineta storica fino ad arrivare alla Torre di Cerrano. E con questa notizia concludiamo l'edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo soltanto l'appuntamento con il nostro settimanale, l'approfondimento curato dalla testata giornalistica Teleatri Notizie, in onda ogni domenica a partire dalle 21.30. Ed ora il meteo. Buona serata. Un buon sabato 23 novembre da parte di Antonio Sanò, direttore del portale ilmeteo.it. Si aggrava per la terza volta la circolazione ciclonica che insiste sull'Italia con condizioni quindi di maltempo generalizzato, soprattutto al centro-sud, sul nord-est e sulla Liguria, temporali forti sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche, in particolare la Campania e la Calabria, e neve a bassa quota sul nord-est. Ma per tutti i dettagli chiamo Silvia Caravello. Grazie Antonio, insomma dobbiamo sopportare ancora questi effetti devastanti del maltempo, intanto al nord maltempo appunto sull'Emilia Romagna con forti piogge per buona parte della giornata, piogge anche sul resto del nord-est, comunque basso Piemonte e Liguria ma meno intense, più sole sui restanti settori. Al centro le precipitazioni si concentrano sulle regioni tirreniche con temporali sul basso Lazio, piogge temporali ancora purtroppo in Sardegna, specie settentrionale, schiarite sui versanti adriatici. Al sud continua il maltempo sulle coste della Campania e piogge forti, attenzione anche su quelle tirreniche della Calabria, schiarite le vediamo altrove, alternate comunque talvolta a piovaschi. Neve sulle Alpi sopra i 900-1200 metri, sugli Appennini sopra i 700 vediamo 1200 metri. Venti che soffiano sempre a rotazione ciclonica attorno al minimo posizionato sul Tirreno.